Questa struttura che si trova alle tue spalle è, diventerà a breve un asilo comunale, e lo diventerà grazie all'impegno che voi avete portato avanti in questi 5 anni. L'amministrazione comunale di Bollizzano ha voluto rivalorizzare e dare lustro a questa struttura che avevamo inutilizzata qui sul nostro territorio. È stata oggetto di un project financing e all'interno di questo project financing sarà realizzato il primo asilo nido del territorio, destinato ai bambini dai 0 ai 36 mesi. Questo ovviamente è un obiettivo importante perché fa sì che le famiglie del territorio possano avere un punto di riferimento, a partire dall'asilo, alle scuole dell'infanzia, alla scuola elementare, alla scuola media, per dare una continuità, in maniera da far rimanere tutte le famiglie, tutti i bambini, per far vivere ancora di più il territorio e non farli scappare verso le zone periferiche, anche a livello scolastico, soprattutto a livello scolastico. È importante avere un'identità forte scolastica del territorio per far sì che possa essere poi vissuto in tutte le sue sfere, dal sociale all'aggregazione, al catechismo e dalle altre tante attività che ci saranno poi sul territorio. Quali sono i tempi per la consegna di quest'opera, che è partita sostanzialmente sotto la vostra amministrazione? Sì, i lavori stanno procedendo in maniera spedita. Ringrazio anche l'ambito S5 per averci assistito costantemente nella realizzazione di tutti gli atti burocratici che competono la realizzazione di un asilo nido, e spero e sono sicura che per settembre sarà operativo per tutte le famiglie del territorio, non solo, perché ricordiamo che questo sarà un polo dell'infanzia che farà parte del circuito ambito S5, quindi a servizio dei cittadini di Bellezzano, ma a servizio anche dei cittadini di Salerno che vorranno scegliere un'eccellenza che sarà questa del nostro territorio.